Buonasera, buonasera a tutte. Allora, cominciamo a vedere chi è che si è collegato, così comincio a salutare qualcuno. Se mi vedete, mi sentite, mi mettete anche un like, visto che ultimamente funziona così. Buonasera Antonella. Allora, chi si è già collegato? Se per favore condivide questa diretta anche nei gruppi come Cucito per Tutti, quello che praticamente è un mio gruppo, e così si collega qualcun altro. Ciao Francesca, ciao Giusy, ciao Antonella, ciao Valentina, ciao. Adesso aspettiamo Cristina. Allora, dai che cominciamo a salire. Ciao Simona, ti ho risposto, non so se hai visto la mail, spero di sì. Gabriella, ciao. Anna, ciao. Ragazze, perdonatemi sempre per questa voce stramba che io ho, che continua ad abbandonarmi in alcuni momenti perché parlo troppo. Ciao Maria, ciao Claudia, ciao Consuelo, ciao Angela. Allora, avete visto che c'è stata una piccola rivoluzione nell'Accademia e quindi perché per fare posto ai video che stiamo caricando abbiamo dovuto fare questo stravolgimento. Si entra ugualmente, senza problemi. Al posto del tasto rosso dovrete cliccare sopra un quadrato, un quadrante dove c'è scritto Accademia del Cartamodello e Confezione. Cliccando nell'Accademia del Cartamodello e Confezione e in nessun altro posto, perché se no non entrate e vi dice che dovete acquistare, ma non è vero, perché avete già acquistato, quindi siete già dentro l'Accademia, dovete solo cliccare il quadrante dove c'è scritto Accademia del Cartamodello e Confezione. Per chi invece ha acquistato solo Accademia del Cartamodello e non la Confezione, deve cliccare nell'altro quadrante dove c'è scritto Accademia del Cartamodello. Facendo questo, poi si entra nell'Accademia e si può scegliere il video che uno vuol vedere. Ok, ciao, ciao Maria, ciao Beba. Ok, mamma mia, solite cose, dimentico sempre di abbassare qua. Adesso l'abbassiamo, così non sentiamo più nessuno. Ok, questo. Continuo a dire, mettete un like oppure condividete, anzi, condividete che è meglio, entra altra gente. Oggi facciamo un cartamodello velocissimo per fare una giacca anche alle più, diciamo, quelle proprio digiuno di modellistica, così possono realizzare una giacca facilmente anche senza andare a dover comprare burda, boutique o cose varie. Se però sono interessate ad imparare più cose, l'Accademia del Cartamodello e Confezione è un corso che non costa tantissimo e che vi dà la possibilità di imparare tutto. Cosa bisogna fare per iscriversi? Basterà che mi contattiate oppure potete iscrivervi, scusate, al corso gratuito Accademia del Cartamodello, sempre, quindi quello gratuito dove vi arrivano per mail le basi, ma non solo, alla fine dei video gratuiti vi arriva tutta l'informazione e uno sconto. Solo attraverso l'iscrizione del corso gratuito vi arriva
buono sconto e quindi con quel buono sconto potete accedere all'Accademia con 200 euro di sconto, che sono tantissime. Allora, ogni tanto si blocca il video. Guardate, ragazzi, in questo io spero che non ci abbandoni. Per 2 giorni non ho fatto altro che avere il internet che va e viene. Ma c'è una bella notizia, penso sia una bella notizia, perché prossimamente, adesso novembre, a metà, forse alla fine, vediamo come sono messa, vado a Torino e andando a Torino non dovrebbero esserci problemi di internet, quindi alla fine avremo una buona connessione. Allora, un'altra cosa devo dire, quest'altra settimana probabilmente io sono accerchiata da scatoloni perché sto facendo il trasloco e sto portando via molte cose e quindi dovrò lavorare anche per il trasloco, non solo per il blog e per l'accademia. E quindi sarò un po' presa in questi giorni e la prossima settimana non so se riuscirò a fare la diretta. Allora, un pochino va bene perché così la mia voce si riposa. Un po' mi dispiace perché non ci vedremo, diciamo, in una diretta così. Allora, io prometto sempre un sacco di fare un sacco di cose, poi alla fine magari non riesco. Avevo promesso di fare un piccolo video per spiegare delle cose, ma sinceramente non mi ricordo più cosa dovevo spiegare. Le ragazze dell'Accademia, che sapevano che io dovevo entrare e fare un briciolo di video per spiegare una cosa, mi scrivano cosa devo spiegare perché ho dimenticato. Buonasera Carmela, Cristina, buonasera, buonasera Maria, perfetto, cominciamo a essere un bel numero. Allora, cosa facciamo adesso? Allora, adesso iniziamo a fare un cartamodello e vi faccio vedere in pratica se, vediamo se riusciamo a farlo vedere qua. Vediamo. Facciamo così. Ok, vediamo un po' se riesco a capirci qualcosa. Ok, eccolo qua. Questo qui è il cartamodello che in pratica faremo oggi. Quindi l'allacciamento, cioè l'allacciatura della giacca viene fatta in questo punto. La parte dell'altra, diciamo, questa è la parte sinistra e questa è la parte destra. Questa parte qui è praticamente uguale a questa. Quindi qui ci sarà un bottone e qui ci sarà un bottone interno per tenere questa parte. Se vogliamo facciamo un collo di questo genere, se non vogliamo non facciamo nessun collo. Quindi la manica è un kimono. Allora andiamo e procediamo con il foglio e vediamo come fare. Allora, innanzitutto io adesso vi do delle misure, però è meglio che ve le prendiate su di voi, perciò vi do delle indicazioni per riuscire a prendere le misure. Innanzitutto quello che ci serve è la circonferenza a seno. Spero che sappiate come si prende la circonferenza a seno. Se non lo sapete,
Vediamo un attimo. Allora, se non lo sapete, la circonferenza seno si prende così. Nella parte più prominente del seno, in questo modo. Siccome è una giacca, noi andiamo ad aggiungere, io ad esempio la voglio comoda. Perché? Perché ci metto delle maglie sotto. Se siete freddolosi come me, allora, dunque, questa è 95 da me e io aggiungo in totale arrivo a 103. Quindi da 95 a 103, eccolo qua, sono 8 centimetri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 centimetri. Cosa faccio? Normalmente noi creiamo il cartamodello a metà, quindi davanti e dietro, ma dal momento che io vi faccio vedere il davanti adesso, al posto di crearlo a metà, creerò un quarto, quindi 103 centimetri li vado a dividere per 4. E quindi prima faccio così, lo divido per 2, poi a questo punto vado ancora a dividere per 2, questo modo qua. Io faccio 26 centimetri il mio davanti, diciamo. Ok. Quindi mi metto un po' di lato dal foglio perché creerò la manica insieme e quindi occorre lo spazio. Abbiamo detto 23 centimetri, che è un quarto di cartamodello. Calcoliamo di fare un rettangolo, ad esempio. E prendiamo anche l'altezza della. Quindi prendiamo anche l'altezza. Quanto la voglio far diventare lunga la mia giacchettina? Se la voglio far diventare lunga come questa che c'è nel manichino, devo scendere in questo modo, più o meno in questo punto. Quindi la prendo dall'inizio del collo e poi scendo fin dove voglio fare arrivare la giacchettina. Se la voglio più corta, basterà che mi accorcio. Quindi vedete voi dove volete farla arrivare. In questo modo ho la mia misura. Mettiamo 60 centimetri e quindi vado a riportare i 60 centimetri sopra al foglio. Prendiamo un attimo la riga e faccio 1 riga orizzontale che è i miei 26 centimetri che avevo detto. L'ho fatta anche un po' più piccola. Vabbè. Tanto, se no poi voi non vedete niente, quindi è meglio che riduco un po' certe misure. Voi però mettete le misure giuste. Allora, qui la riduco semplicemente perché così la vedete. Vediamo se acchiappa, sì. Ecco, la facciamo così, in questo modo. Quindi abbiamo detto la lunghezza della giacca, la larghezza della mia circonferenza seno. E faccio così, questo lo tratteggio. Lo tratteggio, non lo faccio tutto dritto perché mi serve come indicazione, però non lo utilizzerò questa riga, solo come indicazione. Adesso a questi centimetri ne vado ad aggiungere gli stessi centimetri che ho messo qua.
Quindi il doppio, se erano 26, 26 e 26, e arrivo qua e anche qui vado a tratteggiarla. Questo lo vado a tratteggiare e vado a chiudere questo rettangolo. Vediamo che sia giusto. Fatto. Allora, questa è la metà, abbiamo detto, del mio rettangolo. Sempre tratteggiato. Adesso invece vado a creare lo scollo. Dunque, solitamente facciamo così. Ad esempio, io prendo come esempio 8 centimetri che sono sufficienti, 8 centimetri e mezzo, li segno in questo punto e vado a riportarli. Così. Questa è la metà. Poi vado a scendere. Faccio la mia spalla. Scendo di 4 centimetri. Da questo punto chiamiamolo, dunque, chiamiamo A, B, C e D. Così non ci sbagliamo. Dal punto B scendo 4 centimetri e vado a tracciare la mia spalla. Ma poi scendo anche e faccio direttamente la mia manica. Prendi la misura del tuo braccio per vedere quanto è lungo. Come fai a prendere le misure del braccio? Solitamente andiamo a prenderla in questo modo e a girarlo così. Dovremmo avere un aiuto perché tutto da soli è quasi impossibile. Comunque, in questo modo, facendola andare a finire nel gomito e prendo la misura. Io ce l'ho 60 centimetri, però possiamo anche fare un'altra cosa, possiamo anche fare un tre quarti, quindi decidete voi se fare un tre quarti oppure, spero che si sia visto, non si vede. Oioioi. Allora, qualcuno mi dice non si vede bene. Quindi ho detto delle cose e magari non le avete viste. Allora, facciamo così, vi ripeto un attimino quello che ho detto, perché non mi era accorta che non si vedeva. Cosa ho fatto? Ho messo la lunghezza della giacca che io voglio fare. Poi ho messo 8 centimetri, 8 centimetri e mezzo in questo punto, dalla parte centrale che chiamiamo H, qui, a questo, andando verso B, segno 8 centimetri. Li segno anche in questo modo e traccio il mio giro. Ora cosa faccio?
Abbiamo detto scendo di 4 centimetri dal punto B. In questo modo scendo con la mia spalla. Attenzione, non so se voi avevate visto anche questo. Questo è la circonferenza seno diviso 4, perché io vado a creare il cartamodello del davanti a metà. Il cartamodello intero è, diciamo, sono quattro parti, in poche parole, e quindi il cartamodello davanti è diviso in due parti. Questa è la parte centrale. Adesso che ho fatto questo, io cosa faccio con la spalla? Vado avanti e porto da questo punto in giù, porto la misura della mia manica. Però ragazzi, io adesso mi fermo prima perché sennò vedo che non potete vedere. Quindi voi mettete la misura della vostra manica, io metto la misura qui, però attenzione, potreste anche mettere la misura più piccola per fare un tre quarti. Poi andate a creare, guardate la larghezza. Generalmente per una giacca di questo genere stanno bene delle maniche un pochino ampie. Io qui l'ho fatta molto ampia nel cartamodello qua. E la faccio ampia anche qua. La metto a 26 centimetri. Naturalmente voi potete farla più stretta, 26 centimetri. Sono una bella manica perché è così, quindi in questo modo. Vado a riportarla anche qui, la stessa misura, perché deve essere uguale. E a questo punto vado a creare una curva. Ecco qua. È la parte della mia giacca. Questa è una giacchettina, io l'ho fatta più corta di questa qui adesso perché se no non la vedete. Però se la vogliamo fare più lunga, perché adesso qui nel foglio non c'è lo spazio da farmi vedere bene, potremmo anche farla leggermente svasata in questo modo. Quindi svasare questa parte qua. Io adesso qui non scendo, se no poi non la vedete più, però basterà farla svasata e arrivare al fondo in questo modo. Ora vedete. Ok. Sì, Margherita, lo trovi? Trovi il video? Lo troverai su YouTube facilmente oppure sulla mia pagina Facebook. Allora, fatto questo, come dobbiamo andare a fare per creare la parte, diciamo, della bottonatura che si amplia? Dobbiamo invadere l'altra parte del cartamodello del davanti. In pratica, noi ci prolunghiamo. E andiamo a finire dove ci sarà la spalla. Quindi andiamo a terminare il nostro girocollo. Andiamo a terminare il nostro girocollo e poi andiamo a creare il tondo in questo modo. Così
Oppure lo vogliamo più ampio perché va a finire nella spalla di là e allora lo andiamo a creare in questo modo. Qui spazio non ne ho, però questo va a finire tutto rotondo così. Poi ve lo aggiustate bene, la parte rotonda ve la aggiustate bene, magari con il curviline che viene meglio. L'altra parte del cartamodello, diciamo quello che viene, vediamo qua, così. Eccolo qua. L'altra parte sarà uguale, identica. Non avremo bisogno di crearne un'altra. Basterà metterlo sul tessuto in doppio e quindi si va a tagliare, una parte rimarrà da questo lato e una parte da questo. Come vi ho detto, un bottone va qui e un bottone andrà all'interno qui. Io adesso ve l'ho fatto vedere, ma non ho fatto il collo. E lì perché l'ho lasciato senza. Il collo non è altro che una parte dritta. E come viene? Adesso ve lo facciamo vedere qua. Allora, se io voglio fare il collo, adesso questo c'è un'altra misura, però anziché tracciare la parte del giro, vado dritta. E posso crearmi il collo direttamente attaccato. O se no, basterà che faccio una strisciolina e gliela metto successivamente, però avrà un altro. Si muoverà diversamente se lo facciamo con il giro manica. Allora, perché qui adesso l'ho anche messo male. Se lo facciamo con il giro manica, con il giro collo, sto strapallando, girerà in modo diverso, mentre andando dritta così, allora cade in una maniera diversa e fa un'altra figura perché sale in questo punto. Ecco qua. Per fare il dietro, allora, per fare il dietro, io devo praticamente rifare questa parte, ma devo fare solo questa parte. Quindi sarà dritto perché dietro non abbiamo i tondi e quindi andremo dritto. Adesso magari prendo un pezzetto di carta e lo facciamo. Allora, facciamo che
Il collo dietro sarà più accollato, quindi adesso facciamo solo così. Posso ricopiare la manica e se lo voglio svasato e ho fatto il davanti svasato, vado svasata anche per il dietro. Qui lo faccio appena scendo appena di un centimetro. E questa è la parte dietro. Quando li metto sul tessuto, naturalmente tessuto doppio. Tessuto doppio così non abbiamo problemi. Tessuto doppio in modo da avere la parte del tessuto doppio su questa linea. Nel centro dietro, così avrò il centro dietro intero. Non avrò tanto da cucire perché non avendo la manica, il giro manica da fare, avremo solamente queste cuciture. Per il resto praticamente è fatto. Se vogliamo fare un collo aggiunto dopo, lo facciamo aggiunto dopo. Se non lo vogliamo fare, lo facciamo senza, con il giro così come ho detto. Se no, possiamo benissimo andare dritti e creare il collo direttamente qui. Così, senza andare. Senza andare a smussare questa parte. In questo modo avremo un collo che si alza verso la gola, in pratica si alza un po'. Allora, vedo che c'è un sacco di gente oggi. Se avete delle domande, fatemele in modo che io possa capire se avete capito qualcosa, se avete delle cose che non ho spiegato abbastanza bene, che non vi sono entrate in testa, e se avete visto tutto. Allora, Carmela dice: sei fuori dalla telecamera, ma non si vede il collo. Ok, perfetto. Adesso perché devo riuscire a metterlo a posto. Allora, vediamo un po' di far vedere il collo. Allora, si vede? No, non si vede, c'hai ragione. Allora, non si vede il collo. Qua io devo muovere. Vediamo. Ok. Ecco fatto. Allora, se io voglio fare il collo, vado avanti qui. Vado dritta qui, se voglio che si abbassi un po' dalla parte del collo, lo smusso in questo modo, quindi gli faccio una linea curva in questo senso. Se invece non voglio che mi piace che sia tipo anni 60, quel colli dritti un po' che salgono. Allora vado anche dritta e praticamente faccio questa cosa. Poi naturalmente lo girerò quando ce l'ho indosso e farò questa cosa. Facendo questo modo avremo le punte e quando facciamo il collo dietro, in pratica sarà come un colletto di lato, avremo le punte che scendono qui. Una su una spalla e una sull'altra spalla. Allora, speriamo che adesso che l'ho detto si sia capito. Vediamo un po'.
perché con il computer. Allora, ragazzi, sono arrivata ora, scusa. No, beh, ma non c'è problema, Giorgia. Adesso, quando sei comodo, voglio dire, te la vai a vedere tutta la diretta. Francesca, ok. Allora, non si è vista la spiegazione? Come non si è vista la spiegazione? Adesso l'avete capito il collo? Non si vede. Come Mirella, non si vede? Adesso l'avevo fatto rivedere. Ok, yes, mi ha detto Valentina. Sì, ora si è visto bene, bene. Oh. Voi avvisatemi sempre, perché io, avendo la telecamera da un lato e il computer dall'altro, a volte non vedo. Bisogna che mi organizzo adesso che vado poi a Torino. Lì ho una stanza più grande, riesco ad organizzarmi meglio. Ah, giusto! Quanto tessuto serve? Avevo detto che lo dicevo. Perfetto. Allora, quanto tessuto servirà secondo voi? Vediamo chi è che è bravo e mi risponde bene. Andrebbe benissimo un double face. Anche perché facendo con il double face facciamo le cuciture in un certo modo, ribattute magari, e così, ecco, tipo questo, io ho questo qui che da un lato è così e si può mettere da ambedue i lati. Comunque, sarebbe bello, ragazzi, un tessuto morbido, anche un tessuto Chanel di quelli che hanno la trama larga, che sono belli e quindi non foderato ed è perfetto. O se no, perché no, una pellicetta, però quella va foderata. Adesso usano quelle pellicette un po' rasate, tipo castorino, però sono sintetiche, che fatto così non andrebbe male. Tra l'altro, fatto in quel modo, la parte della bottonatura dove ci va il bottone grosso si potrebbe utilizzare ad esempio un nastro e mettere da allacciare un nastro, poi all'interno il bottoncino. Comunque, ciao, sei arrivata adesso, mi ha detto. Ah, non vedo il nome. Comunque, Tina, ciao. Servono due altezze secondo me. Allora, innanzitutto, se il tessuto è doppia altezza, e solitamente i tessuti sono doppia altezza, questi dei cappotti, queste cose qua sono doppia altezza e quindi sono già 1,5 m. Allora, 1,30 m. Prendo la misura della lunghezza della giacca che voglio. Quindi, se la lunghezza è per dire 50 centimetri, facciamo un esempio. Se la lunghezza della giacca è 50 centimetri e il tessuto è doppia altezza, ci va la lunghezza della giacca più le maniche e più il collo, se vogliamo mettere il collo, oppure delle finiture, se ci sono delle finiture da fare. Quindi 50 più 60, per dire, sono 110, però io ho detto 50 centimetri. Dobbiamo calcolare anche l'orlo. Se dobbiamo fare l'orlo, dobbiamo calcolare se mettiamo le tasche, delle piccole finiture. Questa qui non ha tasche. Io non penso sia, però, se voi volete mettere tasche in cucitura, quindi nei fianchi, va benissimo, decidete voi. Poi, quello che dico, calcolate il collo. Se volete fare il collo, calcolate il collo, quindi andate un po' più sul comodo. Però sempre una lunghezza, se è doppia altezza, quindi la lunghezza della giacca più le maniche e più il collo. Perfetto, bravissima Patrizia, bravissima. Sì. Molti hanno
detto giusto, molti sapevano già cosa, quanto tessuto occorreva. Ma sempre, in tutte le cose, quando ad esempio dobbiamo fare una gonna, un tubino, basterà prendere la lunghezza del tubino e siamo a posto, più la cintura. Però in genere la lunghezza del tubino, poi la cintura generalmente sta sempre nei ritagli. Ma sempre se parliamo di doppia altezza, perché se il tessuto è un'altezza semplice, dobbiamo raddoppiarlo, perché naturalmente abbiamo la parte davanti e la parte dietro e quindi dobbiamo raddoppiarlo. Sì, allora, vediamo, penso 80 più la lunghezza larga 140, quindi un totale. Allora, ragazzi, questo se la persona è una persona standard, diciamo, se è una persona molto abbondante, dobbiamo prendergli la circonferenza e guardare se riesce a stare nei centimetri in larghezza. Perché in quel caso lì dobbiamo fare degli altri conti. Ok. Allora, cosa facciamo? La prossima settimana, come vi ho detto, non ci sarò in diretta perché sto facendo il trasloco. Però mi piacerebbe che lo stesso mi mandate dei consigli sulle prossime dirette, perché i consigli vostri mi sono sempre utili. Poi, altra cosa, fra poco verrà caricato lo sviluppo taglie, che sarà solo acquistabile per le mie ragazze, perché cioè chi fa lo sviluppo taglie deve già sapere la modellistica, quindi deve essere in grado di sviluppare i cartamodelli. Quindi l'accademia diventa sempre più completa per poter lavorare bene. Cosa serve per lavorare bene in sartoria? In sartoria non serve tantissimo lo sviluppo taglie, però serve per chi vuole creare gli abiti in serie o per chi vuole fare un negozio online e quindi creare magari magliette, abiti e fare così più velocemente le varie taglie. Cosa vi sto dicendo? Vi sto dicendo che l'Accademia vi sta insegnando un sacco di cose. Io sto guardando sempre se in rete ci sono altri corsi più completi di questo e non ne trovo. Quello che mi chiedono spesso è se poi, quando uno finisce di studiare all'accademia, riesce ad andare a lavorare. E io sto dicendo sì, perché ci sono tanti esempi all'interno dell'accademia che stanno già lavorando proprio con l'accademia e hanno fatto e hanno aperto la loro sartoria e tutto quanto. In progetto ci sono altre cose che usciranno sempre all'interno dell'Accademia e Antonella è riuscita a guadagnarsi qualcosina anche con l'Accademia perché c'è un programma che ti aiuta a recuperare i soldi spesi per l'Accademia. Adesso Antonella è riuscita a recuperare qualcosa, ma naturalmente Antonella ha imparato anche molto altro perché lei sta recuperando anche facendo riparazioni, perché da quando è dentro l'accademia mi ha detto che sta lavorando tanto. Perciò non si imparare, dico, con l'accademia si imparano talmente tante cose che poi uno può iniziare dalle riparazioni, poi quando vedono che siete brave iniziare con la sartoria vera e propria, magari fare abiti e abiti molto belli, abiti da sposa, abiti da sera, abiti eleganti, abiti da cocktail.
non c'è nessun impedimento, voglio dire, imparate tutto, quindi una volta imparato le cose basilari della sartoria, poi riusciamo a fare tutto. L'Accademia, dice Antonella, mi scrive, è fantastica. Tante ragazze che sono all'interno me lo continuano a dire e Audelia è un'altra ragazza che è entrata da poco e che ha parlato molto bene dell'Accademia ad altre sue due connazionali perché Audelia è del Perù. Abbiamo una marea di gente che sta entrando, che non solo sono italiane, ma c'è gente dell'Eritrea, c'è gente dall'Africa, c'è gente dal Guatemala, ci sono persone che sono felicissime di essere all'interno e che stanno imparando tante cose. Allora, ok, grazie. Vedo che la gente sta cominciando ad andare a mangiare, andrò a mangiare anch'io. Fra 2 minuti vi dico solo una cosa. Se avete bisogno di me, voi vedete che c'è una sovrimpressione, c'è info@fashionfrozen.com. Ecco, se avete bisogno mi scrivete ad info@fashionfrozen.com e mi chiedete quello che volete. Mi potete dare consigli per le prossime dirette e un'altra cosa che ci terrei tantissimo è iscrivetevi al corso gratuito. Perché vi chiedo questo? Perché il corso gratuito vi insegna a creare le basi e già con le basi potete farvi un abito a tubino, un abito leggermente svasato, una gonna a tubino, una gonna leggermente svasata, un pantalone, una tuta pantalone perché c'è anche il corpino e quindi imparate a creare il corpino e a fare le varie cose. Perciò il corso gratuito che tutti mi chiedono, ma è davvero gratuito? È davvero gratuito. Nel corso gratuito vi do le basi, in pratica mi faccio conoscere. Vi faccio vedere come possono essere le lezioni all'interno dell'Accademia e come spiego. Certamente sono molto più belle che non queste dirette perché sono fatte con una telecamera inquadrate come si deve e naturalmente non come qui che qualche volta non riesco a inquadrare bene le cose. Perciò sono fatte in modo molto chiaro. La stessa cosa, la confezione è creata in modo molto chiaro, passo dopo passo, e c'è tutta la confezione più importante e anche il capospalla. Quindi, chi è interessato è un'accademia che costa molto poco per il valore che ha, perché ha un valore enorme, nel senso che non c'è nessuno che ti dà tutto in un corso, ma ci sono tanti corsi e quindi vendono pezzettino per pezzettino. Quindi una volta terminato un corso devi acquistarne un altro e poi un altro per riuscire ad avere tutto quanto. Quello che vi dico è se vi iscrivete al corso gratuito avrete anche l'offerta. Allora, vi saluto tutte quante, vi ringrazio di aver partecipato. Oggi eravamo veramente in tante. Spero di essere riuscita a farmi capire nonostante ci fossero stati dei piccoli problemi con la telecamera. E il prossimo giro, magari se sono già nell'altro alloggio, avremo una luce più chiara, avremo un'inquadratura più bella perché sto andando anche per migliorare la situazione dell'Accademia. Quindi quando poi registrerò, magari l'ambiente sarà più bello e più grande. Naturalmente, dal momento che mi sposto a Torino, c'è caso che quando sono a posto si possa fare un piccolo incontro con le persone che sono e che abitano
e che abitano intorno a Torino. Quindi poi magari organizziamo e ci vediamo. Allora, vi saluto perché la mia voce mi sta lasciando. E magari ecco, mi servirà anche questa settimana per riposare la voce, se non mi prendo un accidente intanto che faccio il trasloco. Ciao ragazze, buona serata. Ah, un attimo, non ho fatto andare una cosa. La dovevo far vedere perché avevo promesso che ogni diretta facevo vedere un abito della sfilata. Quindi oggi era la volta di Antonella Geracitano che ha fatto questo grazioso abito nero per la sua ragazza. Allora, questa volta vi saluto davvero e ci vediamo prossimamente. Naturalmente, quando farò la diretta, metterò il post in modo che voi lo sappiate. Ciao ragazze!